La cosa più concreta è far funzionare Fin Lombarda e mettere i centinaia di milioni di euro che sono parcheggiati oggi e non vengono erogati a servizio delle imprese per un rilancio sul futuro, quindi mettere dei soldi veri a disposizione. L'altra è intervenire su Lombardia Informatica, che ha peggiorato la burocrazia per quanto riguarda le imprese in Regione Lombardia, e noi vogliamo ristrutturarla. O si ristruttura o si chiude, non c'è una soluzione alternativa, bisogna intervenire in modo drastico e subito. Sulla sicurezza, un tema centrale vostro? Beh, sulla sicurezza servono i controlli, assolutamente. I controlli vanno fatti sul campo e non sulla documentazione, quindi la proposta di fare un interlocutore unico digitale d'impresa permette di abbattere i tempi di valutazione della documentazione. La pubblica amministrazione guarda i documenti dall'ufficio e quando esce controlla. Mi riferivo all'immigrazione. Ah, mi riferivo all'immigrazione. Qual è un vostro punto? Sicuramente noi ce l'abbiamo anche nel piano nazionale, nel programma nazionale. L'assunzione di forze dell'ordine, oggi i comuni stanno assumendo vigilanza privata, aumentando i costi in capo ai comuni. Noi chiediamo invece quelle risorse di destinarle a forze di pubblica sicurezza e quindi avere più controlli sul territorio e più presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Dagli scandali, Rimborsopoli, De Falco, Sarti, come difende il partito? Non devo difendere assolutamente nulla, io sono orgoglioso di aver restituito 150.000 euro, sono orgoglioso e finalmente tutti gli italiani sanno che abbiamo restituito, il 99% di noi ha restituito parte del proprio stipendio come promesso in campagna elettorale, a differenza dei partiti che non promettono, e sono assolutamente orgoglioso di poter dire che chi sbaglia da noi paga, mentre ieri abbiamo visto cosa è successo con De Luca ad esempio, dove le persone, negli altri partiti le persone quando non si comportano correttamente e vanno contro l'interesse dei cittadini vengono premiati. L'export traina il paese. Il Movimento 5 Stelle, soprattutto in Lombardia, il Movimento 5 Stelle ha un punto legato alla promozione dell'export per la promozione della regione a livello internazionale? Assolutamente, dobbiamo mettere in rete tutte le nostre imprese, quello che ho detto oggi agli imprenditori. Abbiamo la fortuna di avere piccole e piccolissime imprese, 950.000 in Regione Lombardia, però hanno uno svantaggio competitivo sui mercati internazionali. La sfida del futuro di Regione Lombardia è farle lavorare insieme e portarle insieme come filiera finita sui mercati internazionali. Lei propone di abolire progressivamente l'IRAP, le risorse dove si trovano? Le risorse si trovano tagliando i costi della politica, tagliando gli sprechi inutili, intervenendo sulle partecipate che non servono, visto che paghiamo centinaia di milioni, intervenendo sulle infrastrutture che non servono. I soldi ci sono, basta saperli andare a cercare e utilizzarli nel modo corretto.